Ciao amici! Alla fine l'estate è arrivata! Siete contenti? Attenzione! Che cosa è stato? Sembra che la pressione dell'acqua nelle fognature fosse così forte da far scoppiare l'idrante. Chiediamo aiuto alla super pattuglia. Ciao super pattuglia. Vedo che state monitorando la città e avete visto cos'è successo. Andiamo ad aiutare Tom e Tyson. Come dici, Matt? Per prima cosa dobbiamo raddrizzare Tyson? Ma come faremo? Tom dice che potrebbe usare il suo gancio da rimorchio per farlo, ma avrà bisogno di aiuto. Frank, Matt dice che potresti usare la tua scala per aiutare Tom. Grandioso! Ora dobbiamo fermare questa perdita, Matt, giusto? Tyson, Matt dice che andranno con Tom ad indagare sulla situazione. Tu dovresti stare qui e assicurarti che nessun altro veicolo si avvicini, ok? Mamma, è una vongola gigante che si è incastrata. Dobbiamo aiutarla ad uscire. Tom, hai qualche idea? Per puro caso hai del petrolio con te? E possiamo usarlo per aiutare la vongola a passare? Va bene allora, proviamo. Va bene, papà. Matt dice che Hector dovrebbe prendere il petrolio e spargerlo attorno alla vongola. Spero che funzioni! Sì, ha funzionato! Bravi! È stata una fortuna che avessi del petrolio con te, Tom! Questo dovrebbe liberare tutta la pressione dalla fognatura! Torniamo in città! La pressione è stabilizzata, ma è rimasta questa enorme pozzanghera. Come faremo con questa? Il tuo serbatoio è vuoto e potresti aspirarci dentro l'acqua? Cosa ne pensi, Matt? Ok, allora, facciamolo. Ben fatto, Tom! Ora la strada sembra proprio come prima. Grazie molte per il tuo aiuto, Tyson. Arrivederci a tutti, amici. E buona estate! La super pattuglia!
Ciao ragazzi! È una bella giornata per fare un giro, vero? Wow! Attenzione! Oh no, Ben! Stai bene? Bella pensata, Katie! I nostri amici della Super Pattuglia possono aiutarci! Ehi, ragazzi! Ben ha avuto un incidente! Potete aiutarlo? Grande! Muoviamoci! Presto, ragazzi! Frank! Pensi di riuscire a tirare fuori Ben da lì? È una buona cosa che abbia con te sempre un ricambio! Va meglio, Ben? Wow, che forza, Frank! Ora, cosa pensate che abbia causato la perdita di controllo di Ben? Aha! Ma da dove arrivano tutte queste biglie? Hector, puoi seguire quella pista dal cielo? Forza, ragazzi! Andiamo a vedere dove porta! Ehi, che stanno facendo laggiù i bambini? Biglie! State tranquilli, bambini, non siete nei guai. Matt può controllare il sacchetto delle biglie, però? Ecco cos'è stato! Le biglie devono essere tutte fuoriuscite da questo buco! Non preoccupatevi, piccoli! Possiamo rattopparli! Ottimo lavoro oggi, squadra! Ciao a tutti! Ciao, amici! A presto! La Super Pattuglia! Ecco il nostro amico Matt. Sta ancora dormendo. Aspetta, che cosa gli sta facendo quel pennello? Matt sta scomparendo.
Matt! Matt! Svegliati! Matt, grazie al cielo ti sei svegliato! Sei stato ricoperto di vernice invisibile! Te l'avevo detto! Questo ti renderà impossibile pattugliare Car City! Ecco Frank! Lui potrà aiutare Matt! Oh no! Matt non riesce a farsi vedere o sentire da Frank! Matt, hai bisogno di fare qualcosa per attirare l'attenzione di Frank. Fantastico! Ora Frank sa che sei tu. Attenzione, Hector! Non atterrare su Matt! Qualcuno ha ricoperto Matt di vernice invisibile mentre dormiva. Hai appena visto Tyler la peste dipingere in giro cose a caso con vernice invisibile? Voi, ragazzi, è meglio che investighiate! Hector ha visto Tyler, è fuori dal parco giochi. È tempo di catturare quella macchina cattiva. Eccolo. Matt, Frank, Hector ha trovato di nuovo Tyler. Tyler vi ha visto! Cosa stai facendo, Frank? Perché non insegui Tyler? Aspetta un momento! Perché Tyler si è fermato? Pensavo che stesse fuggendo! Mossa intelligente! Matt ha spento la sua luce e ha sfruttato il suo essere invisibile per intrappolare Tyler! Frank dice che può tentare di rimuovere la vernice invisibile da te spruzzandoti con il suo mega getto d'acqua, Matt! Matt è davvero felice di essere di nuovo visibile. Grazie, Frank. E complimenti per aver individuato Tyler, Hector. Matt vuole ringraziare anche te, Tyler. Non avrebbe potuto catturarti se non fosse stato ricoperto di vernice invisibile. Il tuo scherzo ti si è rivoltato contro, Tyler. Alla prossima, amici! Buongiorno, Baby Ben! E buon Natale! Ho ho ho!
proprio così, Baby Ben! È la mattina di Natale! È ora di aprire i tuoi regali! Cosa c'è che non va, Baby Ben? Cavoli! Non ci sono regali nella tua calza! Ci deve essere un errore! Forse ti sei svegliato troppo presto e Babbo Natale non ha fatto in tempo ad arrivare! Buona idea, Baby Ben! Andiamo a trovare Baby Tom e vediamo se lui ha avuto i suoi regali! Ehi, Baby Tom! Buona... Oh cielo! Beh, è il motivo per cui siamo qui. Neanche Baby Ben ha ricevuto i suoi regali questa mattina. Spero che Babbo Natale stia bene. Penso che sia una buona idea, Baby Ben. Chiamiamo la Super Pattuglia e chiediamo loro di scoprire cosa è successo a Babbo Natale. Al telefono della Super Pattuglia! Matt, Frank, Hector, abbiamo un enigma di Natale. Babbo Natale non è venuto a consegnare regali a nessuno dei residenti di Car City. Che cosa dobbiamo fare? Penso che tu abbia ragione, Matt. Dobbiamo organizzare una squadra di ricerca. Perché non cominciate a indagare per le strade di Car City se qualcuno ha visto qualcosa? Hector, tu puoi cercare dall'alto e Frank, tu puoi provare a guardare vicino al fiume. Salviamo Babbo Natale! Che cos'è stato, Hector? Hai sentito anche tu? Hector, hai sentito? È quello che penso che sia? Sì, è Babbo Natale! È bloccato giù per il camino! Frank, per fortuna non sei andato troppo lontano! Abbiamo trovato Babbo Natale! Pensi di poter contattare Matt per dirgli di tornare ad aiutarci a far uscire Babbo Natale dal camino? Ciao di nuovo, Baby Ben e Baby Tom! Matt, hai ricevuto il messaggio radio da Frank? Proprio così! Babbo Natale è rimasto davvero bloccato nel camino! Torniamo subito al quartier generale della Super Pattuglia! Frank, come sta andando? Ah, bene! Dice Frank che Babbo Natale è quasi fuori dal camino! Dove stai andando, Frank? Hip hip, urrà! Ce l'avete fatta, Super Pattuglia! Avete salvato Babbo Natale! Tutto bene, Babbo Natale? Vedo che arrivi subito al punto, Baby Tom? Ma hai ragione! Che ne è stato dei regali? Guardate! Frank è riuscito a recuperare il sacco dei regali dal camino! Hai portato così tanti regali per tutti che sei rimasto bloccato nel camino! Forse dovremmo costruire un camino più grande per il prossimo anno. E ora, il momento che stavate tutti aspettando! Si aprono i regali!
giusto, non per te, Babbo Natale. Devi avere ancora un sacco di regali da consegnare. Ragazzi, dite tutti grazie e buon Natale a Babbo Natale prima che lui vada. Grazie, Babbo Natale. Tanti auguri a tutti. La Super Pattuglia. Ciao bambini, vi state divertendo stasera? Che cos'è? Questo è un fantasma! Scappate, bambini, scappate! Questo è il telefono per chiamare la super pattuglia! Ed ecco le macchine bebè! Chiamiamo la super pattuglia, bambini! Solo loro possono salvarci da questo! Matt, Frank, Hector, Car City ha bisogno di voi. C'è un fantasma che infesta il parco giochi. Uno scherzo? No, Matt, assolutamente no! Questo non è uno scherzo! C'è veramente un fantasma! Ragazzi, è così buio qui! No, è il fantasma! Hai ragione, Matt. Non vi è alcuna necessità di spaventarsi. Dobbiamo semplicemente fermare questo fantasma. Direi che è un piano perfetto, Matt. Hector, tu sorvolerai tutta Car City cercando di individuare il fantasma. Una volta fatto, chiamerai Matt e Frank e loro si uniranno a te. Frank, una volta che Hector avrà avvistato il fantasma, tu lo raggiungerai da dietro e lo inseguirai. Poi Matt guiderà più veloce e incastrerà il fantasma alla fine della strada. Super pattuglia, pronti? Via! Thank you.
piccolo Hector. Matt, Frank, Hector ha trovato il fantasma. Ora voi potete inseguirlo e catturarlo. Ma questo non è un fantasma. Questo è Charlie. Matt, fermati. Questo non è un fantasma, è Charlie. Charlie, frena! Adesso! Naturalmente, ragazzi! Siamo ad Halloween! Charlie indossava un costume! Beh, amici, credo che sia il momento per voi di godervi questa serata e di andare a raccogliere dolcetti! Buonanotte, amici! Arrivederci alla prossima! La Super Pattuglia. Ciao Matt, ciao Frank. Che bella giornata, non è vero? Amber, cosa sta succedendo? Perché sei triste? Oh, povera Amber, hai perso il tuo lampeggiante. Niente paura, Amber. Matt e Frank ritroveranno il tuo faro lampeggiante e te lo riporteranno in un baleno. Andiamo ad avvisarli. Matt, Frank, Amber è in difficoltà. Ha perso il suo faro lampeggiante. C'è bisogno che le diate una mano a ritrovarlo. Amber è vicino all'ospedale, Matt. È sulla tua sinistra. Amber, Matt e Frank sono qui per aiutarti. Ok, Matt e Frank, andiamo! Per prima cosa, controlliamo al parco giochi. No, non è qui. Matt, Frank, forse dovremmo chiedere ad altre macchine se hanno visto il faro di Amber. Andiamo a trovare Tom. Forse ci può aiutare. Ciao, Tom. Stiamo cercando il lampeggiante di Amber. L'hai visto per caso? Andiamo a parlare con Gary, il camion della spazzatura. Ciao Gary, hai visto il faro di Amber? Coraggio! Sono sicura che non ci vorrà ancora molto. Cosa c'è, Frank? Sì, hai ragione! È il lampeggiante! Ben fatto, amici! Ma come faremo a recuperarlo ora?
Fantastico, Frank! Che buona idea! Bravo, Frank! Amber, Matt e Frank hanno ritrovato il tuo lampeggiante! Wow, funziona benissimo! Congratulazioni, ragazzi! Avete fatto un lavoro incredibile! Alla prossima, amici miei! La super pattuglia! Buonasera, Charlie! Attenzione! Il cavo dell'energia elettrica! Oh no! Deve essere il cavo che alimenta l'illuminazione stradale e i semafori! Non ti preoccupare, Charlie. Sono sicura che possiamo rimetterlo a posto. Ma sarà meglio fare qualcosa velocemente. Quelle macchine stanno per arrabbiarsi le une con le altre. Hey Matt! Hey Frank! Capitate a fagiolo! All'incrocio si sono spente tutte le luci. Il posto è nel buio più totale e c'è un grande ingorgo. Guarda, Charlie! Matt e Frank sono qui per aiutarti! Charlie è molto dispiaciuto di aver tirato giù il cavo elettrico, ma non l'ha fatto apposta, è stato un incidente. Non starci male, Charlie, tutti facciamo degli errori. In ogni caso, sembra che Matt abbia un compito per te. Puoi contribuire a rimettere le cose a posto. Puoi aiutare Matt a dirigere il traffico mentre Frank va a chiedere qualche pezzo a Tommy il carro attrezzi? Ciao Tom, mi dispiace disturbarti, ma a Car City è saltata la corrente all'incrocio perché il cavo è stato staccato. Hai qualcosa che possiamo usare per risolvere il problema? Questo è esattamente ciò che serve per ricollegare il cavo. Grazie Tom! Complimenti per la gestione di tutto quel traffico, Matt. Presto potrai smettere di farlo. Frank è tornato con il pezzo che gli serve per riparare le luci. Sembra che Frank potrebbe avere bisogno dell'aiuto di Charlie ora. Puoi passare il cavo a Frank, Charlie?
Fantastico! Ora è solo una questione di inserire l'estremità del cavo nel pezzo che Frank ha avuto da Tom. E poi è pronto per essere collegato di nuovo al palo della luce. Brillante! Ce l'avete fatta, ragazzi! Matt ha ragione, Charlie. Non avrebbero potuto farlo senza il tuo aiuto. Hai fatto un errore, ma hai rimediato. Ben fatto!